Italia. Non bisognerà prendere sotto gamba questa 14ª tappa da Cantù a Bergamo, perché c'è la salita più lunga del giro e vi annunciamo che ha attaccato a 3 km dalla vetta del Passo San Marco Stefano Garzelli. Alla sua ruota si sono portati Andy Schleck e Damiano Cunego. Un attacco frontale dunque quello dei rivali di Danilo Di Luca, che sta restando senza squadra. Vedete, Danilo Di Luca si è riportato adesso su Stefano Garzelli, manca poco alla vetta, in fuga ci sono altri uomini, si tratta di Maio, Schmidt, Baliani, Rubiera, Rasmussen e Parrapinto. Poco più indietro anche Paolo Bettini, Cauchioli, Kraus, Arvesen e Pinotti. Questo tentativo nato dopo 2 chilometri di ascesa verso il Passo San Marco. Davide Cassani, abbiamo visto Garzelli far lavorare tutta la squadra sino a 4 chilometri dalla vetta e poi ci ha provato in prima persona Stefano Garzelli, non è riuscito a fare la differenza, ma questo sta a significare che in tanti non vogliono accettare la supremazia di Danilo Di Luca. Bisogna provarci, bisogna attaccare l'abruzzese che appare il padrone di questo Giro d'Italia. Benvenuto Davide. Buon pomeriggio. Garzelli non ha nulla da perdere, in classifica un ritardo superiore 6 minuti, oggi è una tappa difficile, una tappa con questa salita interminabile, 26 chilometri, ha messo al comando 4 compagni di squadra, poi ha attaccato a 3 chilometri dal Gran Premio della Montagna e la cosa bella è che abbiamo visto una contrattacco da parte della maglia bianca Schleck e di Damiano Cunego, poi la reazione di Spezialetti con Di Luca. Questa è la testa della corsa, dal chilometro 90 erano in 11 al comando, poi la salita ha sgranato il gruppetto al comando. Abbiamo visto Sylvester Schmid, il polacco della Lampre, tornerei con Nazareno Balani sulla testa della corsa in modo da individuare i nostri telespettatori per individuare appunto gli attaccanti di oggi, Baliani, Rubiera, Parrapinto e c'è anche Rasmussen, questo danese che ha abituato il grande pubblico ad azioni da lontano. Soprattutto al Giro di Francia, dove è riuscito grazie ad azioni da lontano a vincere 2 tappe. Dopo Spezialetti, che è stato bravissimo nell'inseguimento, si è portato al comando Charlie Vegelius, è arrivato anche Franco Pellizzotti. Di Luca, che dopo un attimo di agitazione è riuscito comunque ad avere 3 compagni di squadra al fianco. Ed eccola la testa della corsa, Gran Premio della Montagna di prima categoria. Fortunato Baliani transita davanti a Schmid, poi Rasmussen con la maglia arancione, quindi Parra con la maglia rossa della Cofidis e c'è Rubiera, il bravissimo Pinotti che è stato 4 giorni in maglia rosa, transita a pochi secondi. Il bergamasco Marco Pinotti dunque si è difeso molto bene su questa salita del Passo San Marco. In tempo reale vediamo il distacco del gruppo maglia rosa, qui siamo su Arvesen, Bettini e il corridore della Sonia de Waal Prodir, Iban Maio, quindi c'è tutto lo spazio per poter recuperare. Paolo Bettini si era staccato a 3 chilometri dalla vetta. Siamo tornati su Riccardo Riccò. 300 metri al Gran Premio della Montagna, fa freddo, siamo qui a quasi 2000 metri e le squadre si sono organizzate mettendo i massaggiatori per dare rifornimento e anche indumenti ai corridori. Altro fuggitivo di giornata, Losada, Alberto Losada della Cast Parnia. Ma andiamo subito in gara con Francesco Pancani, nostro cronista dalla motocicletta. A te Francesco. Buon pomeriggio dalla motocronaca guidata da Massimo Valeri. La Liquigas ha fatto l'andatura nella prima parte di questa, come diceva Davide Cassani, davvero interminabile salita del San Marco, 26 chilometri senza mai un attimo di tregua, senza mai poter riprendere fiato. Primi chilometri per la Liquigas, poi invece davanti Garzelli, come avete detto, ha messo tutti i suoi uomini dunque a fare l'andatura, tutta la formazione dell'Acqua Sapone, che poi piano piano ha perso degli elementi, si sono staccati Andriotto, Ariakiev e Codol, anche se adesso Codol è rientrato in gruppo. Si sono staccati per la Liquigas invece Spezialetti, Noè e Nibali. Come l'altro giorno sull'Isoar, Danilo Di Luca è stato il primo a perdere per qualche metro contatto dal gruppetto di testa per aspettare la sua ammiraglia, è stato il primo ad infilarsi la mantellina e poi segno di una grandissima condizione, davvero ci ha messo pochissimi secondi a tornare in testa. A te Auro.
Morelli. Abbiamo visto intanto al passaggio il gruppo Maglia Rosa, 1 minuto e 58 da recuperare, ci sono anche i due uomini della Astana. Questa è una discesa molto tecnica che Paolo Savoldelli e Mazzoleni conoscono benissimo, essendo entrambi bergamaschi. Due uomini dell'Astana sono proprio Mazzoleni e Savoldelli, e non ci sorprenderemmo se Savoldelli tentasse un attacco in discesa, lui che è un formidabile discesista. Infatti è uno dei pochi. Eccolo qua, eccolo. Paolo Savoldelli. Sono, penso, loro due solamente che non si sono neanche messi l'impermeabile. Questo potrebbe essere sintomo di attacco. Vedete, tutti gli altri hanno la mantellina per ripararsi dal freddo, Mazzoleni e Savoldelli no, quindi potrebbero attaccare in questa lunghissima e insidiosa discesa. Ecco, eccolo, vedete? Qua, Mazzoleni che parla con Savoldelli. Sembra gli abbia detto: allora Paolo, cosa facciamo? Perché esatto. Mazzoleni è decimo in classifica generale, mentre Savoldelli è quindicesimo e deve recuperare ben 9 minuti. In questo momento mancano 79 chilometri al traguardo. 20 sono in discesa, poi ancora salita, una salita che comincia a San Giovanni Bianco a 49 km dal traguardo, una salita che va verso il paese di Dossena, una salita di 9 km. Adesso c'è Codolla che ha guadagnato una cinquantina di metri nei confronti del gruppo. Passo San Marco, in pratica divide le province di Sondrio dalla provincia di Bergamo, collega la Valtellina con l'Alta Val Brembana. Già nel 1600 si passava da qui. C'era la famosa strada Priula per i collegamenti tra i territori delle Leghe Grigie e i territori della Serenissima. In pratica questa strada Priula, che c'è tuttora ed è transitabile, collegava Venezia con la Svizzera e si transitava proprio dal Passo San Marco. E sulla destra la planimetria della tappa, i primi chilometri pianeggianti, c'è stata bagarre, non è riuscito ad evadere nessun corridore, media oltre 43 orari. Poi a Morbegno, a 106 km dal traguardo, la salita verso Passo San Marco, 26 km, un dislivello di 1700 metri. Codolla era con Stefano Garzelli, molte scritte per Codolla, Introbio c'è, lui che vive nella provincia di Lecco, si è costeggiato il lago di Lecco o lago di Como, sponda lecchese, sino all'ingresso in Valtellina, ma tra pochi chilometri saremo definitivamente in provincia di Bergamo, quindi si può considerare una tappa aerobica. Professor Fagnani, responsabile di Radio Corsa, a lei la linea per i passaggi sul Passo San Marco, prego. Buon pomeriggio da Radio Informazioni, ecco i passaggi ufficiali al Passo di San Marco, quota 1985, dopo 112 km dal via, primo è transitato Baliani, numero 86, quindi Rasmussen con il numero 171, in terza posizione il dorsale 37 Smith, in quarta Parrapinto col numero 91 e quindi quinto Rubiera con il numero 116 Pinotti, era transitato a 12 secondi ed è rientrato sui primi al comando nel corso delle prime fasi della discesa. Bettini, Maio e Arvesen erano transitati a 40 secondi, a un minuto il numero 75 Losada, il gruppo Maglia Rosa a 2 minuti e 5 secondi allo scollinamento di Passo San Marco. Intanto cartello organizzativo che indica i 75 chilometri al traguardo di Bergamo. La nostra moto ripresa 2 rimane nella scia di Massimo Codolla, gregario di Stefano Garzelli. Cedo la linea a Pancani dalla moto, a te Francesco. E siamo in questa velocissima, incredibilmente veloce discesa, due uomini della Astana a guidare il gruppetto della Maglia Rosa, vale a dire Savoldelli e Mazzoleni, altri due della Astana a chiudere questo gruppetto. Si sono infatti riagganciati a questo plotone anche Mizurov e Bajaev. Attenzione perché c'è stata una scivolata in una curva verso destra. Corridore della Liquigas che ha dei problemi alla bicicletta. Si tratta piuttosto... di Auro? Sì, prego. Si tratta di Mihojlovic, che adesso infatti viene raggiunto dalla sua ammiraglia, ma adesso aspettiamo un attimo con Massimo Valeri, siamo proprio all'uscita da una curva, un problema caduta, a ripartire. Caduta, uomo della Crédit Agricole, mi sembrava addirittura fosse insanguinato al volto. Quindi torneremo
su quell'immagine il comitato tappa ha predisposto una serie di reti di protezione proprio per la pericolosità, le vedete tutte quelle reti particolari, in modo che se ci saranno delle scivolate i corridori attenzione, non rotoleranno. Ecco, Savoldelli e Mazzoleni si sono portati al comando del gruppo, quindi attacco di Mazzoleni e Savoldelli, li vediamo in questo momento che stanno per riprendere Massimo Codolla. E questo un terreno ideale per l'attacco di Paolo Savoldelli, che vorrebbe far bella figura assieme a Mazzoleni nella sua Bergamo. Il giro che torna qui a distanza di quasi un quarto di secolo. Codol in pratica ha spianato la possibilità di questo attacco. Adesso Codol si volta per controllare la posizione di Garzelli, che mi sembra sia proprio lui dietro alla coppia della Stana. Maglia rossa dovrebbe essere Garzelli. Tanto Codolla, l'uscita di questo tornante, vedete le traiettorie, sfruttano. Eccolo qui Codolla con Savoldelli, Crédit Agricole. Da questa potrebbe essere, non no, diciamo. Non riusciamo a capire di chi si tratti. Può darsi che sia andato a finire contro il muretto. È cosciente, il corridore viene subito soccorso dal medico del giro. Poi Radio Corsa ci informerà di chi si tratti. Dunque l'attacco di Savoldelli e Garzelli, vediamo dove si trova Di Luca. Eccolo qua, passa con una quindicina di secondi di ritardo. D'altronde chi è indietro in classifica vuole rischiare e sa benissimo che la maglia rosa, avendo già un discreto vantaggio, potrebbe anche non affrontare la discesa a tutta. Quindi un attacco pianificato da parte della Astana e di Garzelli. Un attacco previsto, Savoldelli sembra che si sia ristabilito dalla caduta di qualche giorno fa, anche ieri ha patito nella cronoscalata, conosce alla perfezione questa discesa, lui abita in Val Brembana, siamo praticamente tra poco, saremo in fondo alla discesa, alla lunga discesa. Abbiamo visto in precedenza Perez-Quapio che si stava per staccare nel tratto in discesa. E intanto il campione del mondo Paolo Bettini, che aveva perso contatto sul San Marco transitando in vetta con 40 secondi di ritardo, è rientrato sulla testa della corsa. Dunque un Bettini scatenato che ha recuperato il tempo perso in salita nei primi chilometri di discesa. Mentre Di Luca mi sembra che abbia messo Pellizzotti nella scia del duo della Stana. Torniamo da Pancani, Francesco. Allora stiamo recuperando posizioni per riportarci sul gruppetto della maglia rosa, ci eravamo dovuti fermare proprio per la scivolata di Mihaljevic, ce l'avevamo proprio dietro al corridore della Liquigas, lo abbiamo evitato davvero per questione di centimetri, la sensazione però lo possiamo vedere anche sfruttando i tornanti sotto di noi, come stavate dicendo, che Di Luca non stia affrontando a tutta questa discesa molto tecnica, molto pericolosa. Dunque l'obiettivo della maglia rosa, come aveva fatto anche l'altro giorno giù dall'Isoard, affrontare questi tratti in discesa in modo soprattutto tranquillo, mantenendo il contatto ma senza prendere rischi. Dall'elicottero Danilo Di Luca, che in graduatoria ha 55 secondi di vantaggio su Bruseghin, 1,57 su Andy Schleck. Si sta entrando nell'alta Val Brembana, dunque Ivan Gotti, chi meglio di lui può descriverci la difficoltà di questa discesa? Ivan, intanto benvenuto. L'attacco di Savoldelli. Buongiorno a tutti. Sì, ci speravamo in Paolo, visto che ha avuto poca fortuna nella tappa di Pinerolo. Una discesa difficile, lui è un maestro in queste cose, abbiamo cercato appunto di cercare di anche dare comunque un supporto agli atleti. Noi della comitato tappo abbiamo messo queste reti per qualche protezione, per dare più sicurezza ai corridori, più protezione. Devo ringraziare gli amici del maestro di sci dell'Alta Val Brembana, che hanno dato questo contributo, e speriamo che appunto possa servire a qualcosa. E qui siamo a Ponte dell'Acqua, in località Ponte dell'Acqua, e ci sarà il pezzo più impegnativo della discesa, quindi, e molto più quindi difficile. La pericolosità della discesa comincia adesso, cioè il punto più difficile, più tecnico? Ci sono due o tre tornanti qua sopra il comune di Mezzoldo, ma poi diventa molto più facile la discesa, sì, siamo quasi poi circa 4 km dalla fine della discesa.
Torniamo da Pancani, Francesco. Eccoci, abbiamo finalmente riagganciato il gruppetto della maglia rosa, abbiamo attraversato un tratto in discesa, come accennava Gotti, non particolarmente difficile, ed ora comincia una nuova serie di tornanti. A te, Auro. Un minuto e 35 tra la testa della corsa e il gruppetto Savoldelli, quindi Savoldelli con Mazzoleni, e c'è anche in quel drappello Stefano Garzelli, hanno già recuperato 20 secondi sulla testa della corsa che vediamo inquadrata adesso di spalle, con Rubiera, Rasmussen, Schmid, Pinotti, Bagliani, Parra e Paolo Bettini. Non scopriamo certo oggi le qualità da discesista di Paolo Bettini, che vuole a tutti i costi vincere una tappa in questo Giro d'Italia. Mentre Di Luca adesso è rimasto attardato, o meglio, si sono avvantaggiati alcuni corridori, tra i quali Mazzoleni, Savoldelli, Garzelli, Pellizzotti, preferisce scendere con una relativa tranquillità. E rimane a ruota di Marzio Bruseghin. Quindi questi due corridori che vedete dall'alto sono rispettivamente il secondo e il primo della classifica generale. Marzio Bruseghin, splendido vincitore della cronoscalata di Europa che andremo a rivivere tra poco. Intanto Bettini non solo ha guadagnato, ma cerca di andarsene nel tratto in discesa. Sta andando molto forte, ha faticato negli ultimi 3000 metri della salita, è riuscito a rientrare e adesso all'attacco il campione del mondo, che non sta ancora benissimo. Anche ieri sera si è recato presso un ospedale per verificare lo stato del costato, gli duole ancora tanto. Per lui è una sorta di Giro di Lombardia questa tappa, una classica che ha già vinto due volte negli ultimi due anni, l'ultima poi è stata piena di significati, oltre che agonistici anche morali. Era morto il fratello di Paolo, Sauro Bettini, da pochi giorni. Ebbene, Paolo chiese alla propria famiglia di seguirlo sino a Mendrisio, là dove sarebbe partito il Giro di Lombardia. Ha detto ai suoi genitori e anche al nipotino: se venite voi parto, altrimenti me ne sto a casa. Non solo partì, ma vinse per distacco il Giro di Lombardia che si concluse a Como, mentre qui a Bergamo l'ultimo vincitore fu Michele Bartoli, era il 2003. Sempre con Paolo Bettini al comando da solo. È una salita è una discesa, Gotti, che misura una ventina di chilometri. Sì, ormai qui siamo nel tratto finale e non ci sono più seri problemi con curve o una pendenza particolare. Ma un consiglio forse per Bettini è quello di attendere magari i compagni. Abbiamo due, il fondo valle che è molto insidioso, perché c'è la possibilità di trovare vento contro, è duro andare avanti da soli fino alla prossima salita. Ci sono i rettilinei dopo Piazza Brembana, dopo Lenna, che è meglio farli comunque in gruppetto per dare possibilità a respirare ai compagni. Ed è questo il motivo per cui stanno scendendo appaiati Mazzoleni e Savoldelli. Sanno perfettamente che in due, poi c'è anche Garzelli e ce ne sono altri di corridori, che in un gruppetto potrebbe diventare un'azione molto interessante, anche perché dopo qualche chilometro ricomincerà la strada a salire verso Tossena e sarà un'altra salita di 9 chilometri. Sì, una salita che inizia nel comune di Tossena, di San Giovanni Bianco, che finisce sul comune di Tossena. 9 chilometri, parte subito con una buona pendenza, a metà c'è un tratto che si può respirare, poi riprende ancora una buona pendenza. Ripeto, bisogna stare più uniti possibile, perché il tratto da Lenna arrivare a San Giovanni è ancora lungo e è possibile che trovare anche il vento contrario. Andiamo da Pancani, Francesco. Stiamo attraversando il paese di Mezzoldo adesso, ha perso contatto Spezialetti, altro corridore della Liquigas, rimane in fondo al gruppo invece Perez Quapio, che sta procedendo decisamente bene in questa discesa. Eccoli, hanno guadagnato almeno 30 secondi Savoldelli, Mazzoleni e c'è con loro Pellizzotti. Franco Pellizzotti, dunque Stefano Garzelli non è riuscito a tenere il passo dei due bergamaschi con la maglia azzurra dell'Astana. È davvero un attacco frontale quello di Savoldelli e Mazzoleni.
Sì, è buono perché loro sentono questa tappa con l'arrivo a Bergamo e dobbiamo dire che c'è un'altra discesa anche molto, molto particolare, molto difficile, quella della discesa del Dossena che porta su San Pellegrino Terme. Tra l'altro ruoli invertiti, il capitano doveva essere Savoldelli, ma a questo punto è Eddie Mazzoleni il capitano della formazione, quindi Savoldelli potrebbe in questo caso dar tutto se stesso per cercare di far guadagnare più secondi possibili ad Eddie Mazzoleni. Distanziato Mazzoleni di 3 minuti e 50 da Danilo Di Luca. Pancani, a te. Tra l'altro Mazzoleni e Savoldelli hanno affrontato sempre insieme la lunghissima salita del San Marco, soltanto ad un certo punto, più o meno a metà salita, si è staccato, si è fatto sfilare dagli altri corridori Mazzoleni, che è andato a prendere istruzioni dalla sua ammiraglia. Insomma, un attacco in discesa, considerando le grandissime, le eccezionali qualità di Savoldelli, era davvero nell'aria. Allora abbiamo un rilevamento cronometrico, Bettini ha 1 minuto e 25 su Mazzoleni e Savoldelli, mentre Danilo Di Luca è segnalato a 2 minuti, quindi Savoldelli e Mazzoleni stanno guadagnando 35 secondi. Tanto ripreso sulla maglia Bettini. Rosa, e c'è Simoni, ci informa Mariano Piccoli, con Garzelli tra Mazzoleni e Savoldelli e tra la maglia rosa. Dunque anche Simoni e Garzelli provano questo attacco in discesa. Ha fatto più selezione la discesa rispetto alla salita, una salita lunga, sono saliti regolari fin a 3 km dal Gran Premio della Montagna. Iban Maio, corridore spagnolo, ha controllato l'altimetria, la cartina che teneva nella tasca, per vedere quando comincia la seconda salita di questa tappa. Grande Eccolo prova qua, di Simoni. Paolo Bettini, questo è il trappello con Simoni, Garzelli e c'è anche Codol, quindi i due dell'Acque Sapone Caffè Mocambo, il capitano Garzelli e Massimo Codol, che conosce anche egli perfettamente queste strade. Quindi due terzetti si stanno rincorrendo davanti il duo della Stana a tutta, con Pellizzotti che funge da stopper, mentre questi tre atleti cercheranno tutti e tre di spingere a fondo in questo ultimo tratto di discesa. Questi invece sono i fuggitivi. 1:38, ma attenzione, perché prima di Simoni, Garzelli e Codol c'è il terzetto con Savoldelli e Mazzoleni, che ha una quindicina di secondi di vantaggio. Si volta Pinotti, cominciano gli striscioni inneggianti a Paolo Savoldelli, nonostante lui sia dell'altra valle, la Val Seriana. Beh, qui no, oggi non ci sono valli, ci siamo tutti uniti, e comunque è terra di bergamaschi, terra di campioni. Ma il consiglio è vedere un attimo la tappa, come conoscendo anche il percorso, penso che la coppia Savoldelli e Mazzoleni dovrebbero aspettare Garzelli. E infatti sembra che stia accadendo questo. Rimaniamo su questa immagine, Nazareno Balani, perché potrebbe formarsi questo trappello di sei uomini, e se dovessero andare d'accordo, chiaramente, a parte Pellizzotti che non tirerà, ma potrebbero mettere in seria difficoltà Di Luca. Gotti, sei d'accordo? Sicuramente, sicuramente. Infatti c'è ancora molta pianura prima di andare a prendere il Dossena, e serve comunque un modo di dare complicità e di andare poi con l'interesse di tutti, andare poi fino all'arrivo. Hanno ancora però 300 metri circa. Vedete? Una decina, Garzelli e Simoni. 10-12 secondi il ritardo di questi corridori. E adesso con l'elicottero andrei a cercare proprio il gruppo Di Luca per capire. Radio Corsa ci aveva informato che il ritardo era superiore ai 30 secondi. Quindi andiamo a verificare se Di Luca ha guadagnato oppure se ha perso altro terreno da questi attaccanti. Il corridore della Crédit Agricole era Bellotti, il corridore rimasto coinvolto nella caduta, caduto anche Arekev, corridore dell'Acqua e Sapone Caffè Mocambo. Vediamo, ancora non si vede, però è mica poco, eh? Eccolo qua, questo è il gruppo maglia rosa formato da una ventina, forse anche 30 concorrenti. Pancani. E noi siamo proprio in coda al gruppo della maglia rosa, che adesso è chiuso da Caucchioli, e c'è anche Sella. Sono 20-25, Francesco?
Sì, 25, forse anche 30 corridori in questo gruppo. Mi sembra che siano Noè e Vegelius, i due corridori della Liquigas, alla loro ruota la maglia rosa, Danilo Di Luca. C'è anche Damiano Cunego, c'è Bruseghin, tutti gli uomini di classifica, a parte quelli che sono in fuga, sono presenti in questo drappello. Due uomini rimasti con la maglia rosa, dunque riepiloghiamo. Questi corridori che vedete sono al comando della gara: Rubiera, Rasmussen, Schmid, Pinotti, Pagliani, Parra, Bettini e Iban Maio. Nessuno è pericoloso in classifica generale, Pinotti ha 12 minuti da recuperare. Questo è il secondo gruppo inseguitore con Garzelli, Simoni e Codol. Davanti a questi tre ce ne sono altri tre: Pellizzotti, Savoldelli e Mazzoleni, distanziati di 1 minuto e 12 secondi. Il gruppo Magliarosa insegue a 2 primi e 10. Avete visto le ruote di Garzelli? Davanti non aveva l'alto profilo ma ruota tradizionale. Perché? Perché aveva già studiato questa mattina alla partenza un eventuale attacco in discesa. La ruota d'alto profilo è ottima, va benissimo soprattutto in pianura, ma ha una minor guidabilità, e quindi Garzelli ha pensato bene di usare una ruota anteriore tradizionale proprio per sferrare l'attacco in discesa. Gotti, dopo Piazza Brembana si proseguirà verso Camerata Cornello e poi a San Giovanni Bianco comincerà l'ultima salita vera di questa giornata. Sì, siamo qui, siamo a Piazza Brembana, ci sarà ancora 1,5 km di discesa e da lì poi ci saranno ancora 2 rettilinei di circa 4-5 km che poi portano nell'abitato di San Giovanni Bianco, che inizierà la salita di 9 km. Come ripeto, una salita che non è difficilissima, però parte subito con le buone pendenze e la discesa che è ancora bella tosta, e sicuramente Savoldelli e il gruppo insomma cercheranno di spingere al massimo. Anche oggi giorno semifestivo, migliaia di appassionati lungo le strade. D'altronde la provincia di Bergamo è quella che negli anni ha sempre regalato grandi soddisfazioni ai propri tifosi, oltre a Ivan Gotti che qui in postazione non si possono dimenticare, Felice Gimondi, lo stesso Savoldelli, poi Pesenti, vincitore del Giro nel 1932, si passerà da Zogno, suo paese natale. Questa sì, è terra di ciclismo, sì. Ivan. Infatti da San Pellegrino, che è il mio paese natale, fino a Sedrina sono circa 10 km e ci sono ben 6 maglie rose. E poi un Tour de France di Gimondi. Penso che sia una terra che ha sempre dato i grandi campioni. Si stanno formando 6 uomini all'inseguimento, 1 minuto solo da recuperare nei confronti del drappello Bettini. Quindi nell'ordine: Savoldelli, Mazzoleni, Pellizzotti, Codol, Garzelli e Gilberto Simoni. Vedremo adesso con quanto ritardo passerà il gruppo Maglia Rosa. Questo è quello che dovevano fare e questo hanno fatto. Era nell'aria l'attacco di Savoldelli e Mazzoleni e così è stato. Si è anche inserito Simoni, che ieri non è andato per nulla bene. Adesso guardiamo il ritardo del gruppo Maglia Rosa, 43 secondi. 43 secondi ritardo di Di Luca. Non sono pochi. Non sono pochi, anche se come vedete anche la Lampre Fondital sta dando manforte ai 2 uomini della Liquigas. Marzano in testa al gruppo, compagno di squadra e gregario di Damiano Cunego. Cunego, a differenza di Gilberto Simoni, è rimasto con Di Luca. Forse ha perso l'attimo, forse non se la sentiva di rischiare in discesa, o aspetterà Cunego la tappa interessantissima di domani. Qualche corridore si è un po' addormentato, nel senso che ha preferito vestirsi, ha preferito indossare l'impermeabilino e ha perso le prime posizioni del gruppo. Però come abbiamo detto in precedenza, si sapeva di questo attacco, anche perché né Savoldelli né Mazzoleni si sono vestiti, quindi erano ben pronti per sferrare questo attacco, e Simoni è stato lestissimo a inseguire, mentre Di Luca ha preferito scendere con una relativa tranquillità e lanciare Pellizzotti, che tra questi è il corridore miglior piazzato in classifica. Stavano rientrando sul drappello al comando anche Arvesen, il vincitore della tappa di Fiorano, e Losada.
sia Arvesen che Losada erano andati in avant scoperta con Paolo Bettini nella salita, all'inizio della salita del passo San Marco. Vedete, si sono aggiunti Losada e Arvesen a Rubiera, Rasmussen, Schmid, Pinotti, Bagliani, Parra, Bettini e Maio. Stavo parlando di Pellizzotti, migliore in classifica quando era con i due uomini della Stanna, perché a questo punto è Simoni il corridore che è miglior, al miglior piazzamento, essendo ottavo con un ritardo di 3 minuti e 32 secondi da Di Luca. E vedete Iban Maio forse informato, lo fermano. Informato che sta arrivando Gilberto Simoni, ecco. Rallenta perché vuole dar manforte, ecco, all'inseguimento verso la testa della corsa. Chiede ma chi c'è dietro? Alla macchina della giuria. Non sa cosa fare, probabilmente non è collegato via radio, altrimenti la miraglia è troppo lontana e quindi non sa esattamente cosa fare, perché ha chiesto anche al direttore di corsa, ma chi c'è dietro? Cosa devo fare? Adesso vedete che sta cercando il collegamento con il direttore sportivo Pietro Algeri, ma probabilmente non è ancora riuscito a farlo. Anche quest'auto della Cofidis adesso verrà fermata, perché? Perché il gruppo Savoldelli è a meno di un minuto dalla testa della corsa, addirittura la segnalazione parla di 40 secondi. Eccoli qua, Savoldelli, Mazzoleni, Pellizzotti, bravissimo in discesa, si volta, non può collaborare a questo tentativo perché è compagno di squadra di Di Luca, poi c'è Simoni e ci sono Codol e Garzelli, solamente 45 secondi da recuperare. E proprio in questo momento Iban Maio si lascia staccare, eccolo lì, sta aspettando il proprio capitano Gilberto Simoni. Una tappa bellissima, sì, è l'unico tratto dove si può fare qualcosa, manca poco a prendere la salita di Dossena, è l'unico tratto che si può fare qualcosa e spingere al massimo fino ai piedi di questa salita. È arrivato anche Nibali, è arrivato anche Spezialetti, quindi quattro uomini della Liquigas in aiuto a Di Luca, cinque uomini di questa formazione adesso sono in questo 50 gruppo. 50 secondi, ultimo rilevamento tra gruppo Savoldelli e gruppo Maglia Rosa, a te Pancani. Sottolineare proprio quanto stava dicendo Davide Cassani, perché adesso è diventata più sostanziosa la possibilità per Di Luca, considerando che appunto è rientrato Spezialetti, è rientrato Nibali, suoi compagni di squadra, ed è rientrato anche Mihojlovic, che ha fatto evidentemente una grandissima discesa, perché ricordiamo era caduto nella prima parte della discesa, almeno un minuto lo aveva perso per aspettare l'ammiraglia e cambiare la bicicletta. In questo gruppo anche Andy Schleck, che ha tenuto in salita e ha tenuto in discesa, in pratica si è attaccato alla ruota di Danilo Di Luca e non l'ha persa mai di vista. Ecco Iban Maio che sta aspettando che arrivi il gruppetto all'interno del quale si trova Gilberto Simoni, in modo da dare anch'egli la propria collaborazione. Il ciclismo è uno sport bellissimo anche per i risvolti tattici e per l'importanza dei compagni di squadra. Oggi stiamo assistendo a un lavoro di gregariato meraviglioso di Paolo Savoldelli verso Mazzoleni. Savoldelli ha tirato per tutta la discesa e anche nel primo tratto di pianura. Gotti. Sì, sta facendo un grande lavoro per Eddy e crede molto in questa tappa. Vediamo altri corridori che devono stare uniti, perché qui la strada parecchie volte è il vento contrario e manca poco a prendere la salita. Bisogna dare tutta, penso che anche il gruppetto dietro Cunego si deve muovere, perché non può aspettare ancora tempo. Qui invece di fare la galleria hanno preso la strada a sinistra. Sì, qua entriamo nell'abitato di Camerata Cornello, il tratto ci sarà una piccola discesa che porta poi sull'abitato di San Giovanni Bianco. Tanto Iban Maio sta per essere ripreso dal gruppetto di Gilberto Simoni, eccolo qua. E stavo notando che anche Bettini aveva rallentato l'andatura, in quanto informato che dietro stavano recuperando, quindi anche Bettini ha pensato che forse sarebbe meglio procedere in 15 piuttosto che in 7. Sì, sa che dietro stanno spingendo a tutta, non hanno grosse possibilità i fuggitivi, quindi secondo me stanno anche cercando di risparmiarsi un po' nell'eventuale raggiungimento, perché poi c'è un'altra salita a Dossena, una salita abbastanza lunga, 9 chilometri. Le due maglie gialle, Simoni e Maio, le due maglie azzurre, Savoldelli e Mazzoleni, le due maglie rosse, Codol e Garzelli, quindi capitano e gregario, capitano e gregario, capitano e gregario.
Eccoli. Che bella tappa. Bellissima, tu prima hai parlato di giochi tattici. Beh, il ciclismo penso che sia unico perché è sì uno sport individuale, ma la squadra è fondamentale. Avete visto anche dietro Di Luca che non è solo, se fosse rimasto senza compagni di squadra sarebbe stato un grossissimo problema per lui, mentre adesso può avvalersi del lavoro dei compagni di squadra. Vedete che adesso fa caldo e Gilberto Simone si è tolto i copriscarpe e li ha buttati via. 16 gradi di differenza di temperatura tra la cima del San Marco e la vallata. C'erano 6 gradi sul San Marco, ce ne sono 22 qui nella valle. A te, Pancani. È proprio ieri, prima della partenza per la cronoscalata, parlando con Stefano Zanatta, il direttore sportivo della Liquigas, ci diceva proprio che al di là delle capacità, delle qualità di Di Luca, in una tappa come quella di oggi da Cantù a Bergamo sarebbe stata probabilmente fondamentale la squadra, e in effetti la cosa si sta rivelando adesso per Danilo Di Luca. Ti segnalo che intanto dietro il gruppetto della maglia rosa, con l'arrivo di tutte le ammiraglie, sta davvero succedendo di tutto, sorpassi continui. Accanto ad Alain Galopin, il direttore sportivo della CSC, al posto del passeggero, uno che di discese di velocità, meglio se ne intende davvero, vale a dire Daniel Pedrosa, campione del mondo di motociclismo, che ci è sembrato molto molto eccitato ad assistere dal vivo, veramente dal vivo, a una tappa del Giro d'Italia. Monitor diviso in quattro, in alto a sinistra i fuggitivi, in pratica il gruppo Bettini, in alto a destra gruppo Savoldelli, Mazzoleni, Garzelli e Simoni, segnalato a 35 secondi. Gli stessi corridori visto dalla ripresa della seconda moto in corsa e l'altra ripresa frontale del gruppo maglia rosa. E siamo a 50 km dall'arrivo, tra poco comincia la salita, tra poco i corridori, la testa della tappa si troverà a San Giovanni Bianco, dove comincia la salita di Dossena. Le caratteristiche di questa ascesa: 9 km e 400 metri, pendenza media del 6,4%, pendenza massima del 12% in località San Gallo. È una salita vera, Gotti? Sì, è una salita che di 9 km, come si diceva, mi fa piacere sentire Auro che ha detto è una tappa che sta convincendo molti, è una tappa che sulla cartina sembrava una tappa qualunque, invece si è accesa grazie a Paolo Savoldelli, grazie anche a Eddie che hanno creduto che insomma l'attacco andava fatto. E vedo che stanno facendo una corsa alla grande. Stanno per riprendere i fuggitivi contrattaccanti a San Giovanni Bianco. Tra un po' avremo una quindicina di uomini al comando. 9 erano davanti, 7 stanno per arrivare, quindi eccoli. 16 uomini al comando e Danilo Di Luca. La maglia rosa è distanziato di circa un minuto e tra poco ci sarà la salita di Dossena. Eccola. La Trinità Dossena. Ci fermiamo per 18 secondi. Di nuovo in diretta, cari telespettatori, vedete i simboli rosa, persino su delle mucche li abbiamo visti, questi sono dei palloncini che stanno volando per accogliere la 90esima edizione del Giro d'Italia. Davvero un grandissimo entusiasmo qui nella provincia di Bergamo, e vien da pensare, considerato quello che sta succedendo, se fosse piovuto stamani alla partenza, qualche goccia di pioggia c'era, è piovuto anche a Bergamo. Con l'asfalto bagnato sarebbe stato tutto ancora più complicato per Di Luca. E eravamo molto preoccupati per il tempo, perché sapevamo che le strade in ottime condizioni, però sicuramente sarebbe diventata una tappa durissima per i corridori, per il freddo che avrebbero trovato su San Marco e per la discesa, perché là, fin là in alto sono a 2000 metri e arrivare fino a fondo valle prendevano un sacco di freddo. Qui inizia dalla salita, siamo ancora nell'abitato di San Giovanni Bianco, e qui ci sono le pendenze circa sul 12%. Un minuto e due secondi il ritardo del gruppo maglia rosa sopra questo ponte. San Giovanni Bianco, paese di 5.000 abitanti, con 7 ponti, 3 ponti sull'Enna e 4 ponti sul Brembo. Comincia di fatto la salita di
Dossena. Le caratteristiche di questa ascesa ve le ho già citate, 12% dipendenza massima, 6% dipendenza media. Pancani, a te. Sì, è cominciata la salita, 9 chilometri, abbiamo visto il cartello alla nostra sinistra subito dopo l'attraversamento di quel ponte. Davvero, come ricordava Cassani, meno male che abbiamo evitato la pioggia oggi, perché non riusciamo ad immaginare cosa sarebbe stata non tanto la salita ma davvero quella discesa incredibilmente veloce dopo il Colle San Marco con l'asfalto bagnato. Si stacca Rasmussen per il corridore della Rabobank, un avanzo scoperta durata 50 km, non è ancora in forma, lo sarà al Tour de France Rasmussen, lui che è un ottimo scalatore e ha preso in mano la situazione niente meno che Gilberto Simoni. Eccolo lì in terza posizione, ha sferrato adesso questo attacco con Iván Mayo. Il primo tratto è abbastanza difficile, ma tra un po' le pendenze diventeranno più dolci. È una salita che non è regolare, va su a strappi. L'ultimo tratto, il più difficile, proprio qualche settimana fa con Ivan Gotti siamo venuti in ricognizione e abbiamo incontrato Eddy Mazzoleni, che continuava ad andare su e giù per questa salita. Qui siamo su Losada, anch'egli faceva parte del gruppetto di testa, ma mi sembra stia picchettando, come si dice in gergo, procede con molta fatica. Andiamo ad individuare adesso il gruppo maglia rosa con i due gregari di Danilo Di Luca che cercano disperatamente di fargli perdere meno tempo possibile. Ancora un minuto il ritardo, Charlie Vegelius in seconda posizione, Tiralongo in testa con un lungo rapporto, poi anche Vincenzo Nibali. Nibali e Vegelius davanti a Di Luca, alle spalle della maglia rosa Bruseghin con Damiano Cunego. Si sta selezionando anche il gruppo maglia rosa, vediamo nella posizione terzultima Piepoli che ha la maglia verde di miglior scalatore. A te Pancani. Primo a perdere il contatto dal gruppo della maglia rosa è stato Perez Quapio e adesso in difficoltà, comunque non riesce a restare davanti anche Noè, compagno di squadra di Luca, la maglia rosa. Axel Merckx con la maglia della T-Mobile, lo vediamo dietro a Mario Arz, poi c'è anche un corridore della Gero Steiner, questi corridori stanno perdendo contatto dal gruppo maglia rosa. Arriva anche un compagno di Savoldelli. C'è Ardila, colombiano. C'è anche il corridore della Cofidis. Vediamo anche Mazzanti, Ceramica e Panaria. Un tiro per adesso non brillante da parte di Mazzanti. Era andato meglio l'anno scorso, soprattutto nella tappa della Maielletta. Si mantiene sul minuto il ritardo di Danilo Di Luca, ma là davanti Iván Mayo sta tenendo un ritmo davvero alto. Rasmussen ha mollato ed è già stato raggiunto dal gruppo maglia rosa. Pancani, a te. Abbiamo appena superato il plotoncino con Axel Merckx, adesso sono rimasti in una quindicina di corridori nel gruppetto della maglia rosa che è sempre scortato, dobbiamo dire, da due compagni di squadra nelle parti avanzate di questo gruppetto, anche la Lampret. Dicevate la bellezza anche da un punto di vista tattico del ciclismo, si vede oggi in questa tappa con il lavoro che stanno facendo assieme Liquigas e Lampret. Probabilmente Simoni ha chiesto informazioni sulla salita, le ha chiesto a Savoldelli perché è del posto. Adesso le pendenze diventano un po' più agevoli. Si è spostato Iván Mayo, evidentemente non ce la faceva più il corridore spagnolo, gregario di Gilberto Simoni. È lo stesso Gibo di Palù di Giovo adesso a procedere a un'andatura ben superiore ai 20 km orari, sempre sui pedali. Gilberto Simoni con a ruota Paolo Savoldelli e Eddy Mazzoleni. Qui siamo su Danilo Di Luca, visibilmente preoccupato. Preoccupato perché davanti ci sono uomini abbastanza pericolosi, però
c'è anche Pellizzotti che nell'eventualità può comunque fermarsi, però come vedete ci sono ancora due compagni di squadra con lui. In questo momento Danilo Di Luca sta controllando la situazione, non dimentichiamoci che gli atleti che sono davanti hanno un certo ritardo in classifica, anche se un corridore come Simoni con 3 minuti e mezzo di ritardo fa sempre molta paura, anche perché tra poco comincia la famosa terza settimana. E sta tenendo duro anche il campione del mondo, queste sono salite lunghe, il San Marco 26 km, quest'altra 9 km, vuole vincere assolutamente una tappa a questo Giro d'Italia, tanto di cappello a Paolo Bettini che sta lottando anche contro delle avversità dall'inizio della stagione. Gotti? Sì, lui ci prova, ci ha provato anche oggi, è incappato in una giornata che stanno attaccando anche quelli di classifica. Se riesce a saltare il Dossena penso che poi se la può giocare poi nel finale qui in Città Alta, è uno che poi quando vede l'arrivo trova anche l'energia per poter vincere. Ci sono diversi corridori che conoscono la tappa, c'è anche Tiralongo che vive a Bergamo, è lì con la maglia rosa e penso che questo possa servire sicuramente a Cunego. So che Gilberto Simoni è venuto a provare la tappa. Attenzione perché non vedo Simoni. C'è, si è staccato Iban Maio, Auro. Eccolo qua. No, perché eccolo. Pensavo addirittura fosse scattato Gilberto Simoni, mentre Iban Maio ritrova la coda del gruppetto. Prego Ivan. Dicevo che appunto diversi corridori sono venuti a provare questa tappa e tra cui anche Gilberto Simoni conosce molto bene la salita ma anche la discesa, perché anche la discesa su San Pellegrino poi non sarà facile. E poi abbiamo Tiralongo che anche lui ormai è un bergamasco adottato che vive anche lui a Palazzago. Penso che servirà un buon aiuto per Cunego. Davvero bravo Charlie Vegelius con a ruota Vincenzo Nibali che si deterge il capo, ha recuperato una decina di secondi Danilo Di Luca grazie all'aiuto dei suoi gregari e cerca di reggere anche il polacco Silvestre Schmid, ma non può assolutamente collaborare dal momento che Schmid è gregario di Cunego. Pancani, a te. Perso contatto intanto Rasmussen dal gruppetto della maglia rosa che adesso come vedete è tirato da Tiralongo, poi due della Litigas, vale a dire Vegelius e Nibali. Ci sono anche gli altri uomini della Lampre oltre a Tiralongo, vale a dire Pacivilla, Bruseghin e ovviamente Cunego. In questo gruppetto anche Nocentini che è stato molto bravo a riagganciare il plotone di Luca dopo aver perso contatto negli ultimi 2 chilometri del San Marco. C'è anche Sella, Arroyo e c'è anche Piepoli che ovviamente si tiene in ultima posizione con Simoni davanti, non può mettere in mostra la sua grande condizione. C'è anche Riccardo Riccò in questo gruppetto e Schleck. L'importanza dei gregari, il primo piano di Massimo Codolle, pensare che questo atleta rischiava di restare senza contratto, noi lo diciamo già da anni, Codolle al pari di Bruseghin è uno dei migliori gregari in circolazione, lo sta dimostrando oggi. Silvestre Schmid per ordine dell'ammiraglia è stato fermato, era nella testa della corsa e adesso cercherà anche egli di dare il proprio contributo al recupero di Cunego. Ha cercato di tenere duro nei primi 3-4 chilometri, adesso deve recuperare un po' perché potrebbe essere utilissimo non tanto in questa salita ma nel tratto in discesa che comincerà a San Pellegrino Terme, quindi Silvestre Schmid potrebbe diventare utilissimo negli ultimi 30 chilometri. Codolle in testa, Savoldelli in seconda posizione. Adesso li guarderemo tutti in faccia questi corridori, ecco Savoldelli, poi Garzelli, è la volta di Gilberto Simoni, Eddy Mazzoleni, Franco Pellizzotti, Ivan Ramiro Parra, Fortunato Baliani e il campione del mondo Paolo Bettini. Una e smorfia, c'è anche Ivan Maio. Una smorfia sul viso di Bettini. Il viso di Iban Maio è identico a quello del campione del mondo, adesso qui le pendenze sono leggermente più agevoli ma tra un po' riprendono ad alzarsi sotto le ruote di questi corridori. Restate con noi cari telespettatori, sigla e poi saremo di nuovo in diretta con questa 14ª tappa del Giro d'Italia. Ancora 5 chilometri della salita verso Dossena, Gilberto Simoni nonostante i suoi 36 anni
più pedala e più va forte. È l'uomo della terza settimana, attualmente è ottavo in classifica generale a 3 minuti e 32 secondi da Danilo Di Luca. Non ha aspettato il tappone delle tre cime di Lavaredo, ha sferrato l'attacco assieme a Savoldelli, Mazzoleni e Garzelli in questa tappa bergamasca. Ha visto l'attacco degli avversari e non si è lasciato sfuggire questa opportunità. Un minuto il ritardo del gruppetto inquadrato in questo momento, è rientrato perché è stato fermato dal direttore sportivo Smith, che si è portato immediatamente al comando del gruppo. Davvero fondamentale l'importanza dei gregari, sia per chi occupa la testa della corsa sia per chi sta inseguendo. Liquigas e Lamprefondital compatte attorno ai rispettivi capitani. C'è Pellizzotti nel gruppetto di testa, ma non dimentichiamoci che Pellizzotti è undicesimo in classifica e quindi non collaborerà, ma l'ammiraglio ha deciso di lasciarlo in fuga. A te Pancani. Si è fermato, come avete ricordato, Schmidt, che per supportare il lavoro di Cunego, ed è stato fermato anche Arvesen della CSC per aiutare il capitano, l'uomo meglio messo in classifica, vale a dire Andy Schleck. È lo stesso Mazzoleni adesso a scandire il ritmo. Gotti. Sì, qui inizia ancora la pendenza, inizia a salire, sono gli ultimi 3 chilometri, è il pezzo più duro, per poi scollinare su ad Ossena. Qui si sale ai 20 all'ora. Iban Maio, vedete che si è ripreso nel tratto un po' più facile e si è immediatamente portato al comando. Gibo c'è e si vede quel cartello sulla destra. Grandissimo oggi anche Paolo Bettini, lui che non è uomo da corsa a tappe, lui che di solito fatica nelle salite lunghe, sta tenendo con grande caparbietà il passo dei migliori, non vuole lasciare nemmeno un metro a Garzelli e a Codol che lo precedono. Più o meno adesso la velocità dei due gruppi è identica, serviranno su con un minuto di vantaggio, i fuggitivi potrebbero guadagnare qualcosa nella lunga discesa, perché Mazzoleni, Savoldelli e compagnia anche nella discesa precedente hanno dimostrato di essere più forti, poi come abbiamo visto Di Luca non dovrebbe prendere rischi. Tra poco il cartello dei 40 chilometri al traguardo. Com'è la discesa da Ossena verso San Pellegrino? Sì, la prima parte è molto, circa 10 chilometri, ci sono parecchi tornanti, soprattutto la parte finale con 2 chilometri, ci sono 7-8 tornanti che poi si arriva sul comune di San Pellegrino Terme. Guarda Davide, il cardiofrequenzimetro di Simoni non è a tutta, no. Il corridore di Palù di Giovo si sta avvicinando alla soglia, non è a tutta la sua velocità, in questo momento è di 21-22 km all'ora. È un diesel Gibo Simoni. Pancani, a te. Sono 21 corridori adesso nel gruppetto della maglia rosa, dove mi trovo io. Sono stati è stato riassorbito anche Pinotti in ultima posizione, ora Rubiera della Discovery. Sta faticando Codolla dopo aver tirato per alcuni chilometri. Tira Longo sempre in testa. Bravissimo questo atleta che viene dalla Sicilia, anche Iban Maio non ce la fa più a tenere il passo del proprio capitano Gilberto Simoni, ha dato un contributo enorme Iban Maio. A ruota di Tiralongo adesso c'è Schmidt, questo è il gruppo maglia rosa, all'interno del quale ci sono anche Damiano Cunego e Andy Schleck con Marzio Bruseghin. Pancani, a te. 3 chilometri alla Gran Premio della Montagna, in difficoltà Nocentini, in difficoltà anche Rubiera, si era fermato Arvesen, però ha dato davvero una mano piccolissima al suo capitano Schleck, lo ha aiutato poco o niente, sarebbe meglio dire, perché si è già staccato Arvesen. Sembra che stia pedalando molto bene Danilo Di Luca, c'è anche Petrov della Tinkov, abbiamo visto anche Ricco nella parte centrale del gruppetto di Danilo Di Luca. Si è staccato Codol dopo aver tirato tanto. Bravo Max, Massimo Codol, davvero un gran lavoro per lui oggi. Ha pilotato in discesa Stefano Garzelli e l'ha aiutato nei primi 4 chilometri di salita. Nibali adesso sta accusando la fatica con il numero 154 maglia Liquigas, Vincenzo Nibali. A te Francesco. Accusando la fatica Nibali e ancora di più la sta accusando Vegelius, del resto questi due compagni di squadra di Di Luca hanno fatto davvero un grandissimo lavoro per il capitano della Liquigas, per la maglia rosa. In pratica Francesco, Di Luca
Ancora compagni di squadra accanto a sé? Adesso no, prova a riportarsi sul gruppetto di Luca Annibali che si era fermato per aspettare l'ammiraglio, aveva anche alzato il braccio per chiamare la macchina con Stefano Zanatta, troppo indietro però, e dunque adesso si sta riportando. Attenzione. Avanti Annibali. Meno male per Di Luca che la Lampre Fondital è ancora compatta, perché altrimenti sarebbe un grosso problema per Danilo Di Luca, e anche Pellizzotti ha ricevuto l'ordine di rallentare. Secondo me sì, adesso potrebbe il direttore sportivo Zanatta fermare Pellizzotti. Ecco, difatti vedete, Di Luca è rimasto senza compagni di squadra e fermano Pellizzotti, nonostante in classifica sia undicesimo, ma è giusto così. Di Luca, come vedete, sta bene, ma non può rimanere solo. Metti anche una foratura, certo, metti un minimo. Qualsiasi problema in discesa, che è una discesa tecnica, come ci ha detto Gotti. E quindi adesso Pellizzotti attende il gruppo del suo capitano, mentre con la maglia verde Piepoli sempre in terz'ultima posizione. A metà salita erano in 21, adesso sono ancora meno, vedete. Questo è il gruppo di Luca, c'è anche Andy Schleck con la maglia bianca e c'è anche Yevgeny Petrov, il capitano della Tinkoff. Là davanti i fuggitivi, scandisce il passo Stefano Garzelli, l'atleta varesino, vincitore del Giro 7 anni fa. Garzelli sulla Presolana, nell'altra vallata, fece qualcosa di fantastico nel 2004. Una tappa meravigliosa, Presolana, con l'attacco di Garzelli e Simoni, vinse la tappa Garzelli 2004, il Giro di Damiano Cunego. Adesso è Parra che, nonostante sia andato in fuga dopo pochi chilometri della salita verso il Passo San Marco, riesce a stare con il gruppetto dei migliori. Non è il Parra devastante di 2 anni fa, ma è comunque un signor corridore in questo giro, dopo che l'anno scorso aveva avuto alti e bassi, più bassi che alti, a dire il vero. Dunque Pellizzotti adesso sta per aspettare il suo capitano Danilo Di Luca. 1.02, quindi hanno guadagnato qualcosa davanti, ma non si può dire che Di Luca sia alla deriva, anzi sta pedalando certa scioltezza a ruota dei Lampre. Di Luca mi sembra che stia pedalando bene, il problema per lui è che ha perso quasi tutti i compagni di squadra. Fortunatamente c'è ancora Pellizzotti, ma a questo punto è la Lampre con 5 corridori che si sta assumendo l'onere dell'inseguimento. Gotti, Lampre Fondital senz'altro la squadra in salita meglio organizzata, anche se nelle individualità la Sonier Duval con Simoni, con Ricò, con lo stesso Maio potrebbe apparire più forte, ma come solidità di squadra è la Lampre, giusto? Sì, oggi sta dimostrando di avere un'ottima squadra Cunego, e fino allora si era parlato molto bene anche della Liquiga, si è venuta a mancare proprio in quell'occasione dove Di Luca aveva più bisogno. Qui la strada continua a salire, siamo ormai sull'ultima parte e poi inizierà la discesa. 1,5 km scarso allo scollinamento in cima alla salita di Dossena, 1000 metri d'altitudine, mancheranno 38 km e 700 metri. La brillantissima azione di Tiralongo, il siciliano gregario di Cunego. E l'esemplare lavoro di Paolo Savoldelli, partito con i gradi di capitano, ma una caduta lo ha tagliato fuori dalla classifica dei migliori e adesso sta lavorando per Mazzoleni. E vedete, Pellizzotti immediatamente si è portato al comando del gruppo del suo capitano. Adesso scambierà qualche impressione con Danilo Di Luca, lo sta cercando con lo sguardo, eccolo qua. Franco Pellizzotti, il delfino di Bibione, ottimo corridore, quest'anno una tappa splendida per lui alla Parigi-Nizza, l'anno scorso al Giro la vittoria nella tappa di Peschici. Si mantiene adesso Di Luca a ruota di Damiano Cunego dopo che nel corso della salita le posizioni erano invertite. A Pellizzotti a tirare. Identico il ritardo, 1:03, quando ormai ci avviciniamo verso il Gran Premio della Montagna. Pancani, a te. 1 km al Gran Premio della Montagna per il gruppetto della Maglia Rosa, adesso guidato da Pellizzotti, ha mollato Nibali, si mantiene invece in ultima posizione Vegelius nel tentativo di riportarsi avanti per dare una mano al suo capitano Di Luca. Alla ruota di Di Luca, in pratica per tutta la giornata, abbiamo sempre visto Andy Schleck, che non ha compagni di squadra, dunque abbastanza chiara, precisa, delineata la strada
strategia del campioncino lussemburghese, quella appunto di marcare la maglia rosa di Luca. Tanto se andiamo sul gruppetto di Pellistotti vediamo la fatica di Tiralongo, non ce la fa più, fa fatica a tenere la ruota di Pellistotti ma non molla. Ecco qui, guardate la smorfia di Paolo Tiralongo, mentre Brusechin è molto più brillante, molto più affaticato invece Tiralongo in seconda posizione. Ancora 300 metri al Gran Premio della Montagna, sempre Paolo Savoldelli. La Trinità d'Ossena si chiama questa salita nella Val Brembana, la discesa poi porterà gli atleti verso San Pellegrino, Zogno e Sedrina. L'entusiasmo dei bergamaschi. Caro Ivan, con Mazzolini e Savoldelli in fuga il pubblico impazzisce. Grande festa, sì, in Bergamasca, in Val Brembana. Ma non riesco a capire come mai Di Luca stia a ruota di Cunego della Lampre. Dovrebbe mettersi a ruota di Pellizzotti e affrontare la discesa davanti, perché a quel punto bisogna spingere tutta per vedere se riuscire a riguadagnare qualche secondo. Un Savoldelli maiuscolo sta pilotando Mazzolini, tra pochissimo la picchiata verso San Pellegrino. Valiani che sta cercando di vincere, si è fatto sorprendere. Savoldelli transita per primo, discesa verso San Pellegrino, e vi daremo adesso in tempo reale il ritardo del gruppo Maglia Rosa. Pancani, a te. Gruppo Maglia Rosa che è sempre guidato adesso da Pellizzotti, con dietro gli uomini Lampre, si sta mantenendo in ultima posizione Vegelius, e a centro gruppo Piepoli, che ovviamente, ricordiamolo, con Simoni davanti non si è mai portato al comando per dare cambio, per tirare. 38 chilometri all'arrivo. Adesso i corridori hanno un tratto in leggera discesa, poi curva a destra e comincia la discesa vera e propria. È crollato Massimo Codol, eccolo qua il gruppo Maglia Rosa. Codol sta per essere raggiunto, c'è anche Petrov, c'è anche Arroyo della Caisse d'Epargne, sempre sul minuto. Beh, devo uguale dire che Di Luca e Cunego e anche Schleck, c'è anche non Pozzo hanno Vivo perso assolutamente niente sulla salita di Dossena. C'è anche Pozzo Vivo, mentre Riccò è ancora lì nella gruppo Maglia Rosa, quindi sono una ventina i corridori all'inseguimento. Torniamo sulla testa della corsa e segnalerei, sempre che ce ne fosse bisogno, la bravura di Bettini. Oggi Bettini assolutamente vuole vincere la tappa, e permetteteci di dirlo, se lo meriterebbe, perché è tutto il giro, sta lottando da 2400 chilometri Paolo Bettini, e finora ha ottenuto solo dei piazzamenti. Sì, sì, oggi io l'avevo messo tra i favoriti, perché credo che in finale si addice molto a un corridore come lui, uomo da classiche. Poi lì la conosce molto bene, diverse volte siamo arrivati, perché comunque gli anni passati è arrivato il Giro di Lombardia con questo strappo proprio su Città Alta, poi verso Bergamo. E quindi è stata la discesa, iniziano i primi tornanti e sicuramente qui ne vedremo ancora, visto che ormai siamo abituati a questa tappa a trovarci in queste condizioni. Sicuramente Savoldelli spingerà ancora a fondo. Bettini, Parra e Valiani erano i reduci della fuga da lontano scattata al 90° chilometro, tutti gli altri erano in 11, si sono staccati e sono già stati raggiunti dal gruppo Maglia Rosa. Codol intanto ripreso, vedete Codol adesso cerca, credo, di rompere il ritmo in discesa, non potrà ostacolare più di tanto, ma sicuramente il suo lavoro è finito per oggi. Eh sì, ed è stato un lavoro egregio. Anche attenzione, caduta di Petrov e Schleck. In questo tornantino sulla destra andavano molto piano, comunque problemi per Petrov, deve cambiare probabilmente la bicicletta. Adesso rivedremo dalla motocicletta, dal replay, quanto successo. Nulla di grave comunque per Petrov e Schleck,
è stato Petrov a scivolare davanti a Schleck, un capitombolo per il lussemburghese. Petrov però dovrà sostituire o quantomeno riparare la bicicletta. 35 km al traguardo per i battistrada. Il problema per Schleck è che non ha compagni di squadra, mentre qui siamo su Iban Amaio che ha mollato e scende a scatto libero, senza pedalare. Pedalano invece forte i corridori della Lampre qui all'inseguimento. Pancani, a te. Siamo dietro a Schleck che ha letteralmente fulminato con lo sguardo Petrov, che è stato costretto a fermarsi, aspettare l'ammiraglia per cambiare la bicicletta. Adesso è da solo Schleck, non aveva compagni di squadra nel gruppetto di cui faceva parte, il gruppetto della maglia rosa, ma adesso è letteralmente da solo per affrontare questa discesa. Dietro ci sarebbe Arvesen, ma è un minuto e mezzo e non può certo aspettarlo. Quindi problema grosso per Andy Schleck, dovrà buttarsi giù a tutta per recuperare le ruote del gruppo Maglia Rosa. 35 km al traguardo anche per il lussemburghese. Per lui sarà un problema, bisognerà vedere se faranno lo sbarramento i componenti della giuria. Se così sarà, per lui sarà un grosso problema, anche perché adesso ha perso sicurezza. Vedete la difficoltà nel disegnare le traiettorie per il corridore con la maglia bianca. Ha guadagnato qualcosa il trappello con Danilo Di Luca e qui siamo nella scia di Ivan Ramiro Parra, testa della corsa, lunga fila indiana, il migliore in discesa è senz'altro Paolo Bettini assieme a Paolo Savoldelli. Ed è qui che i fuggitivi potrebbero riguadagnare qualcosa, perché comincia il tratto più difficile, vedete queste curve cieche che conoscono benissimo sia Mazzoleni che Savoldelli. Ma meno male che non è piovuto, perché altrimenti questa sarebbe stata una discesa suicidio, Davide. È Vila adesso che si è portato al comando, il corridore basco. Eh sì, con la pioggia sarebbe stato un grosso problema. Lorenzo Magni era solito dire: per me in discesa era come invitare un orso a ballare, e i miei giri d'Italia li ho tutti vinti attaccando in discesa, e le discese ai tempi di Fiorenzo Magni spesso e volentieri erano con lo sterrato. Puoi immaginare la difficoltà. Tra l'altro tra un po' arriveremo a San Pellegrino Terme, il paese di Van Gotti, dove arrivò quella famosa tappa di Magni e Coppi. Sì, la Trento diversi, San Pellegrino. Diversi arrivi sono arrivati al Giro d'Italia San Pellegrino, e tra cui appunto fu questo arrivo. Pancani, a te. Non sentiamo Francesco, riproveremo tra qualche istante. Siamo sempre nella scia di Andy Schleck, che ha perso una ventina di secondi, mentre Parra ha perso le ruote dei corridori che erano con lui nella salita, però sono lì a 40-50 metri. Francesco. Eccoci, anche noi siamo sempre nella scia di Andy Schleck, che qualcosina l'ha recuperato, però un recupero non particolarmente sensibile. Ancora un'incertezza per il lussemburghese nell'affrontare questa curva a destra. Si è fermata però la macchina della giuria per far passare Schleck, che infatti ha di fronte a sé una trentina di metri l'ultimo uomo del gruppetto della maglia rosa. Mi raccomando Francesco, superate Schleck solo quando la strada sarà diritta, non vorremmo in nessun modo mettere a repentaglio la salute dei corridori, quindi solo quando sarà possibile superate Schleck per riportarvi nel gruppo di Di Luca. Vedete, il nostro motociclista ha superato Parra per tornare ad individuare la testa della corsa. E questo è Petrov, il capitano della Tinco, che in questo momento ha qualcosa di vantaggio nei confronti di Schleck. Siamo a metà discesa, scusate, Petrov che sta dietro qualche secondo rispetto a Schleck. D'altronde ha dovuto, credo, sostituire o quantomeno riparare la bicicletta. Petrov che era caduto in uno dei tornanti iniziali proprio davanti al lussemburghese. Questa è la testa della corsa, con Bettini in penultima posizione davanti a Fortunato Baliani. Qui adesso ha raggiunto Pozzovivo,
della Ceramica Panaria, Schleck con posto vivo che anche l'altro giorno nella discesa dell'Isoare, ero dietro lui, ha trovato tantissima difficoltà, bravissimo in salita, un po' meno in discesa. Siamo ai 30 km dal traguardo, quindi a 2 km e mezzo dall'ingresso in San Pellegrino Terme. È uno strappo che fa male questo perché interrompe la lunga discesa e quindi qui viene il mal di gambe. Ivan? Sì, fa molto male questo strappo, non ha molta pendenza, però anche in allenamento ho sofferto tantissimo. Poi arrivi da quel ponticello qui, poi devi riprendere la velocità e viene quel mal di gambe che fa molto male. Inizia il tratto di discesa su San Pellegrino con quei 2 chilometri con un parecchi tornanti e poi ci sarà i chilometri che porteranno verso Bergamo con rettilini nel paese tra San Pellegrino, Zogno e poi Villa d'Almè. Vedremo se il vantaggio è aumentato in questo tratto in discesa. Eh sì, hanno perso qualcosa perché quando è cominciata la discesa vera e propria avevano 53 secondi di ritardo. Attenzione, sì. Questo è il ritardo in tempo reale, quindi ha guadagnato ancora il gruppetto Savoldelli. Ha guadagnato poco, ma ha guadagnato 1.10. 1.10, mentre Schleck adesso in questo strappetto potrebbe guadagnare qualcosa e potrebbe cercare, sì, potrebbe rientrare perché non ha tanto ritardo Schleck. Mette una decina di secondi, arriva l'ammiraglia CSC, c'è un problema probabilmente alla leva del freno, al pattino del freno. A te Pancani. Sì, infatti potrebbe anche recuperare Schleck, però adesso c'è un problema meccanico per il lussemburghese. Vediamo sempre accanto a lui l'ammiraglia della CSC con Gallo Pan, il direttore sportivo, e al posto del passeggero lo ricordiamo Daniel Pedrosa, campione del mondo di motociclismo, e sta perdendo ancora Schleck proprio per risolvere questo problema meccanico. È sempre lui, Paolo Savoldelli. Siamo negli ultimi tornanti della discesa. E ce l'ha fatta rientrare anche Ivan Ramiro Parra. Quindi sono in 7. Bettini, Savoldelli, Mazzoleni, Simoni, Garzelli, Bagliani e Ivan Ramiro Parra. Prossimo paese, San Pellegrino Terme. Dietro c'è sempre Pellizzotti in testa, ogni tanto controlla, guarda dietro, potrebbe andare più veloce, ma deve attendere Danilo Di Luca che non vuol prendere rischi. Caro Gotti, sembra di vedere un giro di Lombardia, cambiano solo i colori, Lombardia è la classica delle foglie morte, adesso siamo in piena primavera, ma le strade sono quelle. Sì, qua siamo... Diverse volte è passato in Lombardia e qui c'è molta bagarre tra salite e discese, insomma una valle che offre tantissimo ai corridori e qua entriamo adesso nell'abitato di San Pellegrino. Attenzione, vediamo che c'è una foratura, foratura di Vila, Lampre Fondital, la foratura in discesa di Vila. A te Pancani. Esatto, foratura, ruota anteriore per Bacibiglia che si è tolto da solo la ruota della bicicletta e la scara ventata via subito dopo è arrivata l'ammiraglia con Martinelli. Sempre Pellizzotti, fondamentale oggi l'apporto di Pellizzotti alla causa di Luca. E Savoldelli disegna le curve con a ruota Gilberto Simoni. Lo stridere delle gomme sia dell'ammiraglia che delle nostre motociclette, bisogna essere bravi a guidare per star dietro i corridori in discesa. Adesso l'ammiraglia sta cercando di dare una mano al proprio corridore, vedete che adesso proprio in questo momento sta per rientrare, pochi metri il ritardo di Andy Schleck. Pancani. Andy Schleck che ha superato Pacibiglia anche perché è rimasto vittima di una foratura e adesso è insieme a Schmidt della Lampre.
Comunque praticamente possiamo dire che ha ripreso il gruppetto della maglia rosa, ha fatto una gran bella discesa a Schleck, se non altro per il coraggio, magari tecnicamente non impeccabile perché in un paio di curve lo abbiamo visto ancora abbastanza incerto, però si è buttato giù davvero con grandissimo coraggio. San Pellegrino, città di soli 5.000 abitanti, famosa nel periodo Liberty per le sue cure termali, famosa per l'acqua minerale, famosa perché è la città natale di Ivan Gotti. Poi si passerà da Zogno, dove nacque Pesenti, morto nel 1968, vincitore del Giro 32, e quindi si toccherà Sedrina, che non è solo il paese natale di Felice Gimondi, ma anche di un altro grande interprete del Giro d'Italia, qual è stato Vladimir Belli, che crediamo ci stia seguendo. Un saluto a Vladimir. Ora le bellezze attraversate da questa tappa nel servizio della nostra collega della RAI Milano, Elena Fusai. Prego il servizio. Il merletto svela la basilica di Galliano, meriterebbe una visita solo per la sua tavola. Una scarsa, vedete il vantaggio di Bettini, Savoldelli, Mazzoleni, Simoni, Garzelli, Baliani e Parra, è sempre nell'ordine del minuto. Ivan. Sì, ci dovrebbe essere una maglia grande sul campo, sì, sportivo San Pellegrino. Vista, l'abbiamo proprio vista pochi secondi fa, è la, sì, tua? Sì, ricordiamo San Pellegrino appunto, che ho vinto il Giro d'Italia 10 anni fa e gli amici di San Pellegrino abbiamo festeggiato giusto ieri sera. Adesso Nazareno Balani ce la riproporrà. Campo sportivo, 10 anni fa il successo di Ivan Gotti, ero presente a Cervinia quando staccasti tutti, Ivan. Adesso l'inseguimento, pensate che è Danilo Di Luca che sta portando una borraccia a Pellizzotti. Cassina, Chiappucci, Bugno, anche loro testimonial del Gaslini, l'ospedale genovese per le cure pediatriche. Pancani, a te. Sono in 19 adesso nel gruppetto della maglia rosa perché alla fine della discesa, oltre a Schleck, si sono ricongiunti anche Petrov della Tinkov, Pozzovivo della Panaria e lo sfortunatissimo Vila, che negli ultimi 2 chilometri della discesa aveva forato alla ruota anteriore. Intanto approfittiamo di questo tratto di calma, molto relativo ma calma, per ringraziare ancora, per fare gli auguri a Massimo Valeri, oggi compie gli anni la pilota della motocronaca. E questi, tanti auguri. Scusami, questi sono Maurizio Marsigli, Francesco Trasacco, Maurizio Cerri, Sebastiano Signorino, Silvana Vinci, Andrea Dissegna, Alessandro Gherardini, una squadra di disabili che vanno regolarmente in bicicletta, hanno partecipato anche ai campionati italiani a cronometro e domenica prossima un centinaio, 100-150 atleti disabili si contenderanno il campionato italiano e anche oggi sono qui a questa tappa, hanno percorso gli ultimi chilometri. I precedenti a Bergamo con nomi illustri, 1976, dicono Nemo profeta in patria, invece lui lo fu, Felice Gimondi, lo vedremo subito dopo la pausa pubblicitaria. ...22 chilometri al traguardo, sempre Paolo Savoldelli a tirare, oggi in veste di gregario, il falco bergamasco, gregario del suo compagno di squadra Eddie Mazzoleni, un lavoro mirabile quello di Paolo Savoldelli, testa della corsa, c'è anche Gilberto Simoni, c'è Paolo Bettini, c'è Stefano Garzelli, c'è Fortunato Baliani e Ivan Ramiro Parra. Il gruppo di Luca, che nel frattempo è diventato più numeroso, insegue a 55 secondi. Il servizio storico che vi avevamo preannunciato, le immagini della vittoria di Gimondi nel 76, era l'11 giugno, la Terme di Comano Bergamo, una volata, Gimondi che precedette Eddie Merckx nella sua Bergamo e sfilò la maglia rosa a De Muink. Quel giro fu l'ultimo vinto da Felice Gimondi, davvero una soddisfazione fantastica per Felice,
e questa invece è la volata dell'83, una semitappa. Vedete in maglia ciclamino Argentin. Guardate che sterzata fa Argentin. Saronni lo evita con un istinto da pistar e nonostante questo cambio di direzione Saronni precede Argentin. Tappa e maglia, maglia l'aveva già, fu il secondo giro vinto da Beppe Saronni. A te Pancani. Allora, eravamo accanto all'ammiraglia della CSC per sentire le impressioni di Daniel Pedrosa, adesso però all'angalo pen è stato chiamato da Andy Schleck, dunque dobbiamo rimandare questo collegamento. Eccolo infatti il direttore sportivo impegnato per dare assistenza, per dare probabilmente borracce al corridore, al proprio corridore Andy Schleck, che è riuscito a rientrare. Vediamo anche, siamo a 20 km dall'arrivo, questo tratto dovrebbe essere favorevole agli inseguitori perché ci sono sei corridori che stanno tirando per Di Luca e per Cunego. Liquigas e Lampre Fondita al comando. Un minuto secco, in pratica questo minuto Savoldelli e compagni l'hanno guadagnato nella discesa del San Marco, poi è stato un vantaggio che si è mantenuto sino adesso. Dotti. Sì, è un tratto di strada molto veloce, favorirà sicuramente le squadre della Lampre e anche Danilo Di Luca che ha ritrovato due gregari. A te Pancani. Ad affiancare l'ammiraglia della CSC, eccoci con Daniel Pedrosa. Allora, ti abbiamo visto all'inizio molto eccitato, armato di macchina fotografica, ti sei divertito? Sì, sono fascinato, questa è un'esperienza incredibile, molto contento di avere l'opportunità di essere qui. Si dice sempre che voi del moto mondiale siete i pazzi delle due ruote e questi senza motore, questi che vanno in bicicletta, come sono? Penso che vanno fortissimo e fare questa intervista qui dietro di loro a 60 all'ora è incredibile. Senti Daniel, hai un tuo beniamino, per chi fa il tifo? Oggi per Schleck, siamo qui con lui e speriamo che va bene alla fine. Grazie tifoso di Schleck, anche perché crediamo che altrimenti Alain Galopin lo farebbe scendere subito dall'ammiraglia, te auguro. Bettini, Savoldelli, Mazzoleni, Garzelli, poi Bagliani e Parra. Adesso andrei ad ascoltare la dichiarazione di Simoni al ritrovo di partenza. Sentiamo cosa ha detto Simoni a Davide Novelli prima di questa tappa. Gilberto Simoni, ieri quegli ultimi 3.000 metri sono stati un po' un calvario per te, almeno a vedere il cronometro, è così? Sì, sì, è vero, la fatica del giorno prima, la tensione al cronometro sicuramente è stata dura, veramente. Oggi c'è tempo di recuperare, secondo te? Non lo so, non sembra una tappa di trasferimento, è una tappa dove il tempo, le salite possono renderla un po' difficile, dura, impegnativa, non decisiva però magari. È impegnativa e Gilberto Simoni ha appena visto le operazioni in corso nella stana, ovvero nella squadra di Mazzoleni e Savoldelli, non si è lasciato certo attendere e anch'egli si è chiondato in discesa dal San Marco. L'esperienza non gli manca, sapeva benissimo, aveva visto un po' le manovre, sapeva dell'attacco e si è buttato pure lui. Adesso siamo a Sedrina, il paese di Felice Gimondi. C'è una gigantografia che raffigura il campione che di Giri d'Italia ne ha vinti tre. Non guadagnano gli uomini del gruppo Maglia Rosa, anche perché c'è Paolo Savoldelli che adesso è in quarta posizione ma che ha impresso un ritmo davvero infernale, fa fatica a stare a ruota Ivan Ramiro Parra. C'è Mazzoleni con Garzelli nelle prime due posizioni e un Paolo Bettini alla disperata ricerca di un successo di tappa. E nonostante ciò sta collaborando con Garzelli, con Savoldelli e con Gilberto Simoni.
il più generoso naturalmente Paolo Savoldelli. A qualcuno la tappa odierna potrebbe restare nelle gambe, e visto quello che ci sarà domani, Davide, davvero il giro potrebbe riesplodere. Domani secondo me è la tappa più dura, con il Passo San Pellegrino, con il Giao, una salita di 10 km durissima, poi Cortina, il Passo Tre Croci e le tre cime di Lavaredo. Certo che Simoni, Davide, è andato in crisi nella cronoscalata, nel finale proprio non andava avanti, andava a 3 km all'ora in meno rispetto a Marzio Bruseghino, a Danilo Di Luca. Nonostante la giornata difficile di ieri, oggi è tornato all'attacco. La capacità del recupero è la grande caratteristica che devono avere gli uomini da giri, da corse di 3 settimane. E che pochi hanno, proprio perché sono pochi i corridori che possono lottare per la generale. Eccola qua la gigantografia di Felice Gimondi, vincitore di 3 giri d'Italia. Siamo a Sedrina, proprio. E c'è anche la foto grande dedicata a Vladimir Belli, anch'egli atleta di Sedrina. Adesso hanno superato una leggera salitella. Dicevo, di domani è una tappa con 3.500, quasi 4.000 metri di dislivello, con la partenza da Trento e l'arrivo alle tre cime di Lavaredo. Gli ultimi 3 km 800 metri hanno delle pendenze veramente impegnative, arrivano a sfiorare il 17%. 15 km da percorrere, prossimo paese Villa d'Almè e poi Almè, là dove risiedono altri corridori e direttori sportivi. Da Mirko Celestino, diciamo, a Bevilacqua, a Stanga in passato ha avuto la sede lì, a proprio Villa d'Almè. Diciamo entriamo proprio nel dove siamo veramente il ciclismo, dove viene praticato, tanti cicloamatori, tanta gente che pratica il ciclismo e tanti anche giovani, il futuro magari dei bergamaschi, i futuri campioni. E c'è stata un'iniziativa del comitato di tappa di coinvolgere anche le scuole elementari e le scuole medie per avvicinare i più giovani alla pratica ciclistica, Gotti? Sì, abbiamo la provincia di Bergamo, è quella che ha maggior tesserati nei giovanissimi, circa 500 se non di più. Abbiamo tante società ciclistiche che praticano, che spingono i ragazzi comunque a praticare il ciclismo. E dall'età da 12 anni fino ad arrivare poi al professionismo. Non per niente abbiamo davanti due grandi corridori, un grande campione Savoldelli e Di Mazzoleni che stanno facendo una grande corsa e stanno entusiasmando proprio sulle sue strade di casa questa bellissima tappa. E anche la provincia con il maggior numero di professionisti, sono ben 14, e la provincia con il maggior numero di italiani presenti al Giro d'Italia. La partenza erano 6, Alessandro Vanotti, Paolo Savoldelli, Marco Pinotti, Eddie Mazzoleni, Sergio Ghisalberti che si è ritirato pochi giorni fa, e poi anche Alessandro Cortinovis della Milleram. E vorrei ricordare in questo frangente una figura del giornalismo bergamasco che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa in seguito a un male incurabile, Titta Pasinetti. Ebbene, verrà premiato in memoria di Titta Pasinetti un grande personaggio della carovana del Giro d'Italia. Si tratta di Cesare Sangalli, che per 52 anni è stato il cartografo ufficiale del Giro, colui che disegna le tappe e che poi vengono raccolte in quello che in gergo si chiama il Garibaldi, ovvero la mappa delle località attraversate dal Giro d'Italia. Dunque il premio Pasinetti alla presenza della mamma di Titta Pasinetti a Cesare Sangalli avverrà ed è avvenuta al Centro Congressi Giovanni XXIII qui di Bergamo. Ghiaccio per il ginocchio destro di Petro, vedete Orlando Maini, direttore sportivo, che lo sta incitando anche oggi, molto bravo nonostante la caduta. Petrov, che in classifica generale è 7° con un ritardo di 3 minuti e 11 secondi. Pancani, a te. Petrov, che è stato uno dei più bravi nella discesa, nonostante la caduta, meglio anche di Andy Schleck, perché aveva perso più tempo rispetto al lussemburghese. Invece appena la strada è tornata in pianura, dunque proprio alla fine della discesa era di nuovo lì nella coda del gruppo della Maglia Rosa.
di cui fa parte e penso meriti un ulteriore applauso anche Marco Pinotti, davvero l'ex maglia rosa che sta facendo un'altra grande tappa. È all'80%, era all'85% Simoni in salita. Questo dovrebbe preoccupare i suoi avversari in vista dei tapponi dolomitici e del tappone dello Zoncolan, Davide. Ieri, come tu hai detto, negli ultimi 3 chilometri ha preso 45 secondi da Bruseghin, un'eternità, quasi 3 chilometri all'ora in meno, ma oggi si è prontamente ripreso e domani parte da casa sua a Trento, una delle tappe più dure, un Simoni che se vuole guadagnare secondi o minuti dovrà attaccare e non sulle tre cime di Lavaredo, se ha la forza lo farà secondo me sul Giau. I gregari di Cunego rimasti nel gruppo maglia rosa, Bruseghin, Schmid, Tiralongo e Vila. Vediamo sempre Paolo Tiralongo con Schmid che gli dà il cambio. Questa che vedete dalla grafica è l'esatta composizione del gruppo maglia rosa. C'è Pozzovivo, c'è Pellizzotti, c'è Samoilau, c'è anche Codol che inizialmente era con Garzelli, c'è Arroyo, lo spagnolo della Caisse d'Epargne. E qui vediamo colloquiare Samoilau con Massimo Codol. E c'è anche della T-Mobile, come ci ha riferito Pancani, Pinotti. 1 minuto e 2 secondi, si mantiene il margine tra la testa della corsa e gli inseguitori. Sono già 20 chilometri che il ritardo è oscillante tra i 55 e il minuto e 10. Adesso un minuto generosissimo, Pellizzotti. Siamo ancora in un tratto pianeggiante, ma prima del traguardo un altro strappo, Bergamo Alta. Si transiterà sotto Porta Garibaldi, Bergamo, la città dei mille. Uno strappo che prevede nei primi 300-350 metri del pavé, anzi è un tratto molto molto difficile. Spieghiamo, Davide, perché Bergamo viene chiamata anche la città dei mille, perché proprio da Bergamo e dalla sua provincia partirono oltre 200 seguaci di Garibaldi per andare contro i Borboni nel 1860, la celeberrima spedizione dei mille. I bergamaschi erano tra questi mille i più numerosi. 10 chilometri, adesso andremo a controllare il distacco della gruppo con Smith e Tiralongo, poi anche Vila e Pellizzotti con Charlie Vegelius. Qui si va ai 50 all'ora. Siamo ad Almè, quindi si passerà per Ponteranica e di fatto ci sarà l'ingresso a Bergamo con il finale spettacolare verso Bergamo Alta. Sì, è quello che ricordiamo tutti nei finali di Lombardia. Sarà subito passando per Porta Garibaldi e poi la boccola di Città Alta che poi scenderà verso Città Bassa. Difficile perché comunque c'è il ciottolato, la prima parte con buona pendenza su tutto lo strappo. E lì se starà bene Paolo Bettini potrebbe anche tentare uno scatto. È il suo finale, staremo a vedere se sarà riuscito a tenere le energie necessarie per vincere la tappa. Hanno guadagnato qualcosa gli inseguitori. 9 chilometri al traguardo, linea ad Andrea Fusco, processo alla tappa, a te Andrea. Sì, grazie, sarò veloce. Al di là dei protagonisti della giornata che avremo qui ospiti, ci sarà la presenza di Felice Gimondi, di Fiorenzo Magni, ma anche di Daniel Pedrosa, il campione della MotoGP che è un grande appassionato di ciclismo e sta seguendo la gara sull'ammiraglia della CSC, e il campione olimpico di Atene, Igor Cassina. A te Auro. È pronto Paolo Bettini, potrebbe anche aspettare la volata, non credo abbia molti rivali in caso di arrivo allo sprint, dunque un Bettini, lasciatecelo dire, che oggi potrebbe solo perderla questa tappa, perché sulla carta, così come si è messa la gara, davvero dovrebbe essere sua, però guarda, fossi infatti lui incrocerei le dita, perché gli è sempre capitato qualcosa. A Fiorano ha trovato un Arvesen magnifico. Con Sella che era scattato negli ultimi 800 metri con Brut, Bettini è stato costretto a lanciare la volata
lontanissimo dalla linea del traguardo, 450-500 metri, e Arvesen sulla ruota è riuscito a rimontarlo negli ultimi 50 metri, ma proprio pochi secondi fa abbiamo visto un Bettini che stava cercando la concentrazione, sa che è un traguardo per lui, ci sono atleti come Mazzoleni, come Simoni che devono lottare per la classifica generale, quindi metteranno da parte i successi parziali per guadagnare più secondi possibili nei confronti di Luca, Cunego e compagnia bella. E a meno che Paolo Savoldelli non decida di inventarsi qualcosa nella discesa da Bergamo alta, dopo che ha fatto tutta la tappa nelle vesti del gregario. Pancani, a te. Tornando a Bettini, ieri parlando con lui prima della cronometro stavamo scherzando, gli dicevo oggi non ci sarà nessuno che ti cade davanti, considerando che appunto è una cronometro individuale, mi ha guardato con i suoi occhi sempre sorridenti Bettini e poi ha detto ma magari c'è una signora alla finestra, gli casca un vaso di fiori e mi c'entra pieno con quello, perché davvero quest'anno è stato il campione del mondo anche della sfortuna. Come ci aveva messo in guardia poco fa Ivan Gottin, questo tratto in pianura c'è un vento molto fastidioso per i corridori, infatti nel gruppetto della maglia rosa cambi regolari, sì, davanti tra i due della Liquigas e i tre della Lampre, con Di Luca e Cunego che ovviamente rimangono sempre al coperto, gruppo però molto allungato in fila indiana. Vento Danilo in faccia. Di Luca ha ordinato a Vegelius e a Pellizzotti di collaborare con i Lampre Fondital. 58 secondi, ultimo rilevamento cronometrico. Simoni qualcosa guadagnerà, non tantissimo, ma è un primo passo ed è la prima volta che Simoni guadagna qualcosa su Di Luca. È vero, dopo la mezza crisi nella finale della cronoscalata verso Europa, oggi Simoni può guadagnare qualcosa, mentre non mi sembra particolarmente preoccupato Danilo Di Luca. Abbiamo visto lateralmente anche Damiano Cunego, il capitano della Lampre Fondital. Ci è giunta notizia che domani si sono dati appuntamento sulle tre cime di Lavaredo tutti gli appartenenti ai fan club di Damiano Cunego, che sono una decina, coordinati dal signor Franco Tosi. Dunque domani Cunego potrà contare sull'aiuto morale di qualche centinaio di tifosi giunti apposta per lui. È la sua tappa, corre sulle strade di casa. Adesso stanno guadagnando gli inseguitori, mi sembra che sia più veloce l'andatura con Pellizzotti. Ci fermiamo per 10 secondi e poi la salita di Bergamo alta. In diretta, cari telespettatori, Paolo Bettini ha la grande occasione di aggiudicarsi questa tappa dopo che nel 2005 si era imposto nella frazione di Tropea, nel 2006 aveva vinto la volata di Brescia. 5 km al traguardo per questi battistrada che mantengono un vantaggio di circa un minuto sul gruppo maglia rosa. Parra si è fatto sorprendere da questo spartitraffico, comincia la salita verso Bergamo alta, 400-500 metri in asfalto, poi porta Garibaldi e lì Pavè. Gli unici due compagni di squadra sono Savoldelli e Mazzoleni, peraltro due bergamaschi. Con la maglia gialla c'è Gilberto Simoni, con la maglia dell'Iride Paolo Bettini, maglia rossa per Stefano Garzelli, maglia arancione per Fortunato Bagliani, l'altra maglia bianco e rossa è quella della Cofidis di Ivan Ramiro Parra. Paolo Savoldelli, Gilberto Simoni, Bettini. È un finale molto spettacolare, 50 secondi grazie all'aiuto dei gregari Lampre e Liquigas. Di Luca e Cunego hanno recuperato una decina di secondi. Ed è sempre lui, Franco Pellizzotti, si è staccato un corridore della Lampre. A te Francesco. Si tratta di Schmidt che ha fatto un lavoro impressionante, ricordiamo che il polacco era stato mandato anche, faceva parte della prima fuga e penso sia interessante notare anche come
Andriy Schleck sia sempre incollato alla ruota di Luca, che intanto ha perso un altro compagno. Si tratta di Begelius, è sempre rimasto lì il lussemburghese, ha marcato strettissimo di Luca, lo ha lasciato in pratica solo quando la maglia rosa si lasciava sfilare per andare alla sua ammiraglia. Già superata Porta Garibaldi e Gilberto Simoni vuol fare la differenza in salita. Gilberto Simoni all'attacco verso Bergamo Alta, con Garzelli che cerca di tenere la ruota e con Paolo Bettini distante una ventina di metri. Questo era il finale del Giro di Lombardia che terminava a Bergamo. Gilberto Simoni che è partito nel tratto in pavé, ancora 500 metri di salita per arrivare a Bergamo Alta con Garzelli e Bettini in terza posizione. Sicuramente il miglior Garzelli del Giro di quest'anno, Garzelli che occupa attualmente la posizione numero 12 in graduatoria, 6 minuti da Danilo Di Luca. Fa molta fatica Paolo Bettini, ma potrebbe recuperare nel tratto in discesa. Simoni e Garzelli all'attacco. 46 secondi il ritardo di Danilo Di Luca, che si è portato al comando forcing della maglia rosa. Restiamo su Danilo Di Luca, che ha Riccardo Riccò alle spalle, Porta San Lorenzo, Porta Pantano e poi di nuovo la discesa verso Piazza Matteotti a Bergamo, dove è posto il traguardo. Ha guadagnato Simoni su Garzelli. 50 metri di ritardo, la catena sul 53 ha cambiato rapporto, adesso curva sinistra, ancora 100 metri leggera salita, poi discesa finale. E dietro c'è uno scatenato Danilo Di Luca, il solo Riccò riesce a tenere la ruota. Vedete, Simoni, Garzelli, Bettini all'inseguimento, ma deve recuperare 150 metri il campione del mondo. È uno spettacolo. Un inseguimento, un corridore che insegue l'altro, Garzelli per vincere la tappa, Di Luca per guadagnare secondi nei confronti dei corridori inquadrati. Ma non dimentichiamoci di Savoldelli e Mazzoleni, che sono vicinissimi a Paolo Bettini. Simoni in salita ha avuto qualcosa in più in questo finale, la coppia della Stana distante 8 secondi. 40 secondi in ritardo di Danilo Di Luca, adesso Savoldelli potrebbe sfruttare questo chilometro in discesa con un paio di curve insidiose. Ed è bellissimo anche il duello alle spalle della testa della corsa con Di Luca, Riccò e Marzio Bruseghin. Poco più indietro Damiano Cunego. Siamo ormai a 2,5 chilometri dalla conclusione. Largo Colle Aperto, via delle Mura e poi Porta Sant'Agostino al chilometro e 7. Vedete Bruseghin, Riccò e Di Luca, più indietro c'è Damiano Cunego, quindi anche oggi Cunego ha perso qualcosa nel tratto in salita. Il duo della Stana ha raggiunto Paolo Bettini, quindi adesso Simoni da solo, poi Garzelli e Mazzoleni con Savoldelli e Bettini. Ci sarà da divertirsi Gotti domani sulle grandi montagne, c'è Simoni che sta crescendo giorno dopo giorno. Sì, sta crescendo tantissimo e questa sicuramente a qualcuno resterà nelle gambe, perché questa tappa è diventata dura e lo dimostra il fatto che i corridori stanno arrivando uno a uno. 4 secondi il ritardo di Garzelli, 6 secondi il ritardo del gruppetto di Savoldelli. A te Francesco. Hanno perso contatto in quello strappo in salita sia Cunego sia Schleck, che adesso sono attardati di 150 metri circa nei confronti di Bruseghin e di Di Luca. Davvero impressionante il forcing della maglia rosa in quel tratto in pavé, fra l'altro in salita. Il forcing di Danilo Di Luca ha fatto sì che la maglia rosa recuperasse su Gilberto Simoni, ormai all'ultimo chilometro, 50 metri di vantaggio per il corridore di Palù, non può distrarsi, deve andare a tutta sin sul traguardo, è l'ultima curva e ai 150 metri dalla linea. Corno alle Scale 2004, era stata la sede di tappa dell'ultima vittoria di Gilberto Simoni. Adesso ancora una leggera discesa, poi una curva d'angolo retto, vedete che Garzelli sta cercando di andare a riprendere Gilberto Simoni,
Qualcosa ha recuperato Stefano Garzelli, ma c'è uno schiacciamento dell'immagine, ancora un discreto margine, Gilberto Simoni, una tappa splendida questa con arrivo a Bergamo, siamo ormai in vista della curva finale, Gilberto Simoni, Garzelli in seconda posizione, poi Mazzoleni per la terza piazza, si alza sui pedali, Stefano Garzelli prova a trovare la scia di Gilberto Simoni, si sposta il corridore trentino, esce Stefano Garzelli, lo passa proprio nei 50 metri finali, Stefano Garzelli su Simoni e poi Bettini, Bagliani, Mazzoleni, Parra e Savoldelli. Adesso... bravo Garzelli che non ha mollato sin sul traguardo, vediamo quanto guadagnerà Simoni su Danilo Di Luca. Di Luca. Anche perché ci sono 12 secondi di abbuono per Simoni. Volata per perdere il meno possibile con Riccò, poi Bruseghine, Damiano Cunego. Cunego ha recuperato nella discesa. Siamo su Di Luca, Riccò, Bruseghin e Cunego. A te Alessandra, Simoni ha guadagnato 50 secondi. Era un po' arrabbiato Gilberto Simoni con una motocicletta, adesso sta entrando, sta andando via. Arrivano adesso Binotti e Dupont della formazione Chédezer. Grande Garzelli, che sembrava persa per lui questa frazione, invece ha rischiato molto nell'ultima curva, ha trovato la scia di Gilberto Simoni e negli ultimi 40 metri l'ha passato. È la terra di Garzelli, alla Presolana ha vinto Garzelli su Gilberto Simoni, oggi a Bergamo primo Garzelli, secondo Simoni. E a Bettini francamente sono mancate le gambe sull'allungo di Simoni. Il Simoni visto oggi nel finale è stato magistrale. Il migliore da quando siamo partiti dalla Maddalena. Sta arrivando anche il generosissimo Pellizzotti con tira lungo, vedete si fanno i complimenti a vicenda. Arrivano anche Codol e Samoilau. A te Alessandra. Siamo con Paolo Savoldelli, Paolo, con Mazzoleni siete stati protagonisti fino all'ultimo di una bellissima tappa quella di oggi. Ma oggi era una tappa transitoria, io ormai sono fuori dai giochi della classifica perché purtroppo quella caduta mi ha rovinato tutto, oggi mi sembrava di stare un po' meglio, ho parlato in cima a San Marco con Mazzoleni, gli faccio cosa faccio, meno la discesa o che cosa, lui mi fa o meno la che non ho niente da perdere, lui mi è stato a ruota e l'ho speso tanto perché ho fatto tutta la discesa e anche l'altra, gli ultimi 2 chilometri del San Gallo, tutta la discesa del San Gallo e fino a tutta l'arriva. Sullo strappo eravamo a tutta, abbiamo provato a chiudere sui primi ma non ci siamo riusciti, comunque tutti quelli che erano davanti hanno tirato a tutta. Grazie a voi. Eccola la rimonta di Garzelli che ha nel mirino Simoni e proprio negli ultimi 50 metri lo supera e vince. Come alla Presolana nel 2004. Bravo, bravo Garzelli. Simoni però andrà all'attacco sulle montagne vere, il Giau e poi le tre cime di Lavaredo. I giochi